ma poi i cavalli vanno qua, li lasci tranquilli? Sì, tra l'altro io sono partito da 7, sono arrivato qui e non riuscivo a capire. Quindi poi hai dovuto prendere... No, lui? Lui? Mio socio è andato a cambiarti, guarda. È andato a farsi bene. Mi sa che era questo, è stato... 1:30. Ma proprio... è una cosa più bastante. C'era delle persone dentro, però guarda la città. Sta abbassando, dunque la situazione in ferroviaria di una via che... È successo che è venuta la piena verso a mezzogiorno e mezzo, io sono venuto giù, ho cercato di togliere i mezzi, togliere gli animali e poi si è rimasti dentro. Adesso abbiamo aspettato che calasse e siamo venuti fuori. La bolletta è andata via, è andata a casa. E i cavalli, sono due cavalli e siamo riusciti a liberarli, a salvarli, perché anche loro avevano l'acqua a livello della pancia. Meno male, insomma, è una vicenda che poteva finire male e fortunatamente è andato tutto per il meglio. Grazie anche sono arrivati anche i vigili del fuoco col reparto sommozzatori, c'era la polizia, i carabinieri, noi eravamo già intervenuti con la protezione civile nostra comunale. Purtroppo noi abbiamo già avuto una serie di problematiche nel 25 ottobre 2011, infatti l'ultimo evento qui in questa attività a Padivarma ha fatto proprio ricordare l'evento del 2011 quando sono stati salvati con il gommone gli addetti a questa attività.